Amici di maridacaterini.it, siamo con Milly Carlucci che il 12 ottobre, mercoledì, sarà protagonista sul campo, anzi bordocampista di questa partita di beneficenza, la partita della pace voluta da Papa Francesco. Una manifestazione importante per aiutare le popolazioni più disagiate del mondo e non solo. È una partita importante perché raccoglie la volontà di quattro diverse fondazioni, tra cui quella Scolas, che è proprio quella più vicina a Sua Santità, ed è l'impegno per la pace e per i bambini all'interno di un progetto di pace, visto che l'infanzia è sempre quella più offesa dalla miseria, dalla guerra, dalla violenza, ma c'è anche un progetto sportivo importante, perché far ripartire lo sport nelle zone terremotate italiane, la Matrice per esempio, è un modo per far tornare i propri bambini ad una normalità di vita che in questo momento, è chiaro, manca sotto le tende. Quindi è un momento molto bello di fare qualcosa di veramente concreto e tangibile. Noi l'abbiamo vista recentemente in uno speciale tutto dedicato a Giorgio Albertazzi. Com'è stato lavorare, anche se purtroppo si è interrotta questa collaborazione, che il destino ha voluto così, con un grande artista del teatro? Beh, lavorare con Giorgio è stata forse l'esperienza più bella della mia vita, perché è un uomo di tale cultura, ma anche di tale ironia, leggerezza, simpatia, fascino, che ha reso il nostro lavoro meraviglioso. Tant'è vero che sono venute fuori addirittura 3 puntate di un'ora. Quindi, tra l'altro, adesso ci sarà la replica di una della prima puntata, il 20, su Rai 3, in seconda serata. Quindi è stata una di quelle esperienze che ti cambiano. Difficile, anche perché lui ha lavorato praticamente fino agli ultimi giorni della sua vita, quindi lo voleva fare, lo ha fatto, ma si leggeva in lui anche in alcuni momenti proprio la fatica fisica di lavorare, ma lui desiderava lavorare fino all'ultimo respiro della sua vita, e quello ha fatto. A che punto siamo con la nuova edizione di Ballando con le Stelle? Quando partirà? Come? Siamo ancora proprio alle origini, ancora c'è. Ancora non se ne può parlare. Sarà a febbraio, quindi c'è tempo ancora. Ci saranno ovviamente delle novità, Sicuramente, non saremmo rimasti in piedi 12 edizioni se ci fossimo limitati a copiare l'anno precedente, no? Quindi anche quest'anno ci saranno tante cose nuove. Facciamo un gioco. Questa, appunto, mercoledì la vediamo nelle vesti di bordocampista, un po' come fa un suo vecchio collega, un suo collega, diciamo, Fabrizio Frizzi, che ha fatto la partita del cuore. Ma c'è o c'è stata anche in passato, c'è questa intenzione di poter tornare a lavorare insieme? Pensiamo per esempio ai vecchi fassi di Scommettiamo che, c'è quest'idea oppure è qualcosa che al momento non è in... Purtroppo per il momento non abbiamo un progetto insieme, ma con Fabrizio ce lo siamo detti 1000 volte, sarebbe strepitoso tornare a lavorare insieme, davvero. Bisogna trovare l'occasione, magari. Prossimi appuntamenti di Milly Carlucci, oltre appunto la partita di mercoledì. Io poi parto con il tour live di Ballando, si chiama Ballando on the Road, saremo in giro ogni fine settimana in un posto diverso d'Italia, ma già sul mio blog ho pubblicato le date e i luoghi, per cui ci si può cominciare ad iscrivere, ed è la selezione intanto di nuovi professionisti per Ballando e poi di gente comune che possa avere un interesse, un livello di ballo così particolare da essere portato poi a Ballando con le Stelle, quindi veramente iscrizioni aperte a tutti e gratis, naturalmente questo diciamolo sempre, perché per carità che arrivi qualche furbacchione a infilarsi a dire o a chiedere qualcosa.